Ciao a tutti e benvenuti su Perceptions, il canale dove si parla solo di percezioni olfattive. Oggi parliamo di profumi per l'autunno, per il clima un po' più freddo in generale, che sono pure gourmand e che quindi ci coccolano un po'. Se siete nuovi sul canale, vi invito a iscrivervi. Se siete di ritorno, sono molto contenta di avervi ancora qui con me. E mi scuso anche se ci sono stati dei piccoli problemi tecnici lo scorso mese, ma ho cambiato dispositivo e anche il software di elaborazione e quindi ho fatto qualche pasticcio. Non sono molto brava con questo, però insomma, piano piano imparo. Dovremmo essere a posto a partire da questo video, dovrei aver capito come fare tutto correttamente. Speriamo bene, fatemi sapere. Allora, cominciamo subito intanto con i profumi, bando alle ciance. Dunque, da quale cominciamo? Cominciamo magari da questo, credo il più low cost di tutti, sì. Ah, questo è un profumo del marchio francese Jean Art che si chiama Macaron Amande e non mi ricordo bene, in realtà di là ho anche il... Mi pare che c'entri qualcosa con la patisserie a Parigi, qualcosa del genere. Comunque, vabbè, in caso scrivo nell'info box. Comunque, questo è un profumo che ho acquistato su Notino per credo 8 euro forse, qualcosa del genere. E mi ha molto sorpreso, beh, a parte che, come potete vedere, togliendo il tappo si toglie anche la parte dorata, insomma, intorno all'atomizzatore. Comunque, vabbè. All'inizio non era così sroveato. Questo profumo è buonissimo. Cioè, per quel che costa. È un bellissimo gourmand, ha dei toni secondo me leggermente, ci deve essere dell'eliotropio dentro, qualcosa del genere. Comunque praticamente al mio naso quello che sento sono note lattoniche, note di zucchero a velo, quindi vanigliato con vanillina tipo, e poi questa nota mandorlata. Quindi c'è anche quella dolcezza dello zucchero un po' anche appiccicoso, capito? Sì, è buonissimo. Comunque credo che la parte lattonica sia fatta in parte con qualche molecola legata al sandalo. E mi ricorda tantissimo profumi dove il sandalo è protagonista. Però ha questa capacità di essere molto etereo, molto veramente arioso. Carinissimo, uno zucchero a velo, vanigliato, mandorlato, con delle piccole sensazioni come di zucchero filato, ma non proprio. E c'è proprio questa sensazione lattonica di fondo, come l'odore del latte riscaldato, quello che sente nell'aria, ma più verso l'odore del sandalo, ecco. Quindi, vabbè, più o meno questo è quello che ci sento in questo profumo. Ve lo consiglio perché per il prezzo che ha, onestamente non ho tanto fatto caso alla durata, anche perché poi dopo ci applico sopra altri profumi, comunque sì, non dura tanto a lungo, diciamo. Nel senso come proiezione, ecco. Però per qualche cosa si può riapplicare abbastanza e io poi dopo ci metto altri profumi di sopra, magari perché quindi quando si abbassa dico ah, ok, adesso me ne metto un altro sempre alla mandorla, sempre magari così sul genere. Allora, profumo sempre mandorlato, appunto, dove la mandorla è forte protagonista, e anche diciamo le parti zuccherine, se vogliamo, è il Cara di Farmacia Santissima Annunziata. Io qui ho 30 ml, l'ho preso direttamente dal sito assieme a tantissimi altri campioncini della linea e di questo appunto ho preso il 30 ml in quanto mi incuriosiva molto perché è molto mandorlato. Allora, lo scorso momento l'ho appena risentito. Questo qui ha un qualcosa che vi devo avvertire subito perché buonissimo. Questo per starnutire. È estremamente polveroso. Non so se avete presente il Dama Bianca di Xerjoff oppure il Juno Noir di Alain Rey, che più o meno imita il Dama Bianca. Ecco, questo è peggio, cioè non peggio, io ho il Dama Bianca, nel senso mi piace come profumo. Cioè, quello che voglio dire è che questo è ancora più polveroso come profumo, veramente in apertura. Se si inala, si rischia anche senza, cioè, basta sentirlo un po'. Ovviamente si rischia di starnutire parecchio. Comunque è un profumo che ha una mandorla caramellata, una mandorla dolce, dolcissima. Non è eterea come il Macaron Amande di Jean Art, è più proprio con la crosta, un po' si sente un po', è una mandorla un pochino più
delle mandorle delle fiere, no? Però con un odore di mandorla più spiccato, un po' sintetico, non che proprio uno sapore sintetico, ma quell'odore di mandorla che insomma associamo all'essere un po' sintetico, ecco, non proprio naturale. Comunque un bellissimo profumo coccola e niente, se vi piacciono i profumi estremamente polverosi, diciamo, questo, secondo me probabilmente c'è tantissima eliotropia qua dentro, però potrei sbagliarmi, ecco, controllate la piramide olfattiva, vi dico quello che ci sentono, non guardate le piramidi olfattive. Guardate quando l'ho comprato, è tantissimo tempo fa ormai. E questo qua, secondo me, è bello di giorno. Ce lo vedo molto come profumo da giorno perché ha una luce dentro. Ci deve essere qualche. cioè, lo sento luminoso, lo sento molto solare come profumo. Ecco, ci deve essere qualche componente olfattiva che gli dà questa caratteristica. Quindi, carinissimo, non costa tanto. È un marchio di nicchia italiano, come c'è Santissima Annunziata di Firenze. Poi, restando nella nicchia italiana, vi parlo di un qualcosa di molto famoso a livello mondiale, che è la danza delle libellule di Nobile 1942. Allora, io ho preso questo 15 ml, se non erro è un 15 ml sul sito, e ne ho altri due di Nobile, e comprerei molti più, ma sia lo spazio che il denaro non sono illimitati, ovviamente. Ah, questo profumo è stupendo, è molto buono. Allora, io qua ci sento una bella vaniglia rotonda, della frutta, come si dice, cotta, quindi una frutta cotta, dolce, speziata, zuccherata speziata, e sì, tipo mele, che ha appunto questa punta d'acidità della frutta, e vabbè, buonissimo. Allora, la cosa bella secondo me di Nobile 1942 è che praticamente i loro profumi hanno questa caratteristica che secondo me li distingue rispetto a tantissimi altri profumi, anche di nicchia, che sostanzialmente sono tutti multisfaccettati. Cioè, io personalmente amo molti profumi multisfaccettati perché non mi annoiano mai, nel senso che magari anche se la fragranza la sento e la risento, non è piatta, non è troppo ridotta all'osso, è talmente multisfaccettata che c'è sempre qualcosa che stimola il naso di continuo. E poi devo dire che ho notato che i profumi di Nobile 1942, ma non solo, però questi di questo marchio sicuramente hanno questa caratteristica. Quindi quello che può sembrare un profumo, diciamo, ah sì, è un profumo alla vaniglia con la frutta, come si dice, cotta e le spezie, zuccherato, ma sì, ce ne sono altri, ce ne saranno anche altri, a parte che come questo non ne ho mai sentiti, però appunto questo qui ha questa bella caratteristica di essere così multisfaccettato, quindi lo consiglio molto, è molto buono questo profumo. Adesso lo indosserò anch'io quest'autunno, l'ho comprato d'estate, quindi ancora l'ho soltanto testato qualche volta, l'ho indossato una volta sola addosso. Però è veramente interessante, sì, i profumi di questo marchio mi piacciono molto, credo che ne comprerò altri. E cosa vi volevo dire? Un altro profumo alla mela che è interessante secondo me è il Malum di Acampora. Anche quello è una bella mela rossa, un po' zuccherata, un po' acidula. Non è uguale alla danza delle libellule, ma diciamo che siamo in quella famiglia lì. Poi, che altro profumo vi voglio citare? Ah, ecco, mi ero dimenticata un altro dei miei profumi alle mandorla, la mandorla preferiti, che è L'Instant Magique di Guerlain. Allora, questo profumo ha qualche anno, però è uscito all'inizio degli anni 2000. Infatti mi ricorda quegli anni là. Allora, questo qua praticamente è, principalmente io quello che ci sento è una mandorla. Ma è un profumo fresco con una mandorla dentro, molto frizzante nella sua, scoppiettante nella sua dolcezza questa mandorla. Anche un che di pulito, se vogliamo, però diciamo che la protagonista qui è la mandorla come eliotropio, a mio avviso. E a me piace semplicemente tantissimo. Questo è un profumo di Sylvain de la Courte, la Armani, che è un'altra grande profumiera, ha fatto ottimi profumi, lei è molto brava soprattutto con i profumi Poudre, cioè, non è brava in tutto, però alcuni dei suoi profumi più famosi sono quelli Poudre, quindi Iris, Eliotropio, simili.
A me One Stand Magic piace molto, mi piace più da One Stand originale, nonostante quello per la piramide olfattiva, che anche ho in collezione con il profumo, dovrebbe essere più nelle mie corde, invece mi piace più questo. Questo sì, è proprio uno di quei profumi che ci si può fare il bagno dentro perché non stufa mai, non dà mai fastidio, è veramente un bel profumo, veramente adatto ad ogni occasione, lo vedo principalmente da giorno, ma può essere anche un profumo discreto per una cena formale. Parlando adesso invece di gourmand un pochino più esagerati, diciamo, cominciamo da questo, che è il Canaica di Gallimard. Ne ho parlato credo solo in un video, non so se ne ho mai parlato in italiano, comunque. E questo profumo io ve lo consiglio caldamente, io ho la versione parfum, quindi tipo extra de parfum, perché Gallimard vende le stesse fragranze, no, de toilette o de parfum e parfum. Io ho preso in saldo, c'erano dei saldi sul sito di Gallimard, guardateci perché ogni tanto li fanno. Io ho preso questo qua, il profumo, quindi altamente concentrato. Quindi il nome è Canaica e devo dirvi che ve lo consiglio tantissimo se volete un profumo sostanzialmente al caramello. Non è un profumo che sia proprio di caramello nella maniera gourmand, proprio classica, diciamo. Però avete presente Angel? Allora, prendete Angel. Toglietegli il patchouli e avete Canaica. Praticamente questo è. L'altro giorno sono stata in profumeria, una profumeria in cui avevano anche delle rimanenze di magazzino dell'Angel originale, quello di Thierry Mugler, non quello riformulato di oggi di Mugler. E lì si sente proprio questo patchouli cioccolatoso scoppiettante sul fondo, mentre oggi l'hanno reso molto più omogeneo, non scoppiettante e praticamente. Un patchouli molto cioccolatoso, ma omogeneo. Diciamo, il patchouli che sento oggi nell'Angel di Mugler a me ricorda più il genere del patchouli di Black Orchid piuttosto che quello dell'originale Angel. Comunque, se quel patchouli là mi dava fastidio, vi dà ancora fastidio oggi nella versione più cioccolatosa e omogenea, vi consiglio caldamente questo qua, Canaica di Gallimard. È un profumo al caramello, completamente Angel, tolto il patchouli, più o meno. E ve lo consiglio tanto, una buona resa, una durata assurda, proietta per ore, insomma, è proprio un bel profumo, ve lo consiglio caldamente. A me piace molto, non fatevi ingannare dal fatto che io l'ho utilizzato veramente tanto questo, è che ne spruzza pochissimo, non so se notate che anche il tubicino è veramente fino, quindi l'atomizzazione pure è veramente. Fine, e quindi vi dico, rende molto e sì, consigliatissimo. Gallimard, tra l'altro, è una casa francese di profumeria di nicchia basata a Grasse, ed esistono dai tempi, diciamo, dei re francesi, insomma, facevano i profumi per i re francesi. Il prezzo è peraltro molto abbordabile, comunque vedrete sul sito che non sono per niente profumi eccessivamente costosi, credo che io questo lo pagai veramente poco, credo sui, era in saldo a metà prezzo, credo che poi l'ho pagato 35 euro, qualcosa del genere, però appunto vedrete poi sul sito le diverse opzioni, perché hanno tante opzioni. Allora, che altro? Ora siamo sul caramello. Sul caramello, vediamo qua se non ci sono tutte le impronte del mondo, spero di no. Qui abbiamo Lang Lang di Frank Poiché. E questo qui praticamente io lo comprai, anche se avevo già letto che insomma sapeva poco di Lang Lang, perché io amo il Lang Lang, lo amo follemente. E in realtà questo profumo non sa affatto di Lang Lang, sa di caramello bruciato, fumoso. Quindi praticamente è proprio caramello, avete fatto il caramello nella padella, che so. Si bruciacchia un po', ci sono tutte le componenti olfattive del caramello. Quello è fumoso anche, ovviamente fatto con una certa eleganza, però profumo super gourmand. E una cosa, un aneddoto che volevo raccontare, ho comprato di recente un altro profumo di Frank Beauclair su un discounter online e mi è arrivato un falso. Ve lo dico, state attenti perché evidentemente falsificano anche la nicchia di Frank Beauclair. Dico che mi è arrivato un falso perché appunto i profumi originali di Frank Beauclair hanno questo tappo sul bronzo, che non so adesso quanto si veda perché le luci stasera sono un po' così, e poi hanno vabbè questo tipo di lavorazione sull'adesivo. In realtà quel profumo aveva il tappo che era di un colore diverso
ed era leggerissimo, insomma. E da lì ho capito che si trattava di un falso, anche la boccetta non era fatta bene come questa. Insomma, quindi bisogna stare attenti perché veramente insomma, quando si compra dal rivenditore ufficiale può arrivare di tutto. L'ho mandato indietro, mi hanno dicendo appunto guardate che secondo me questo profumo è falso, mi hanno anche rimborsata. E poi infine, dunque, abbiamo quest'altro profumo qui di Hugo Boss che è Descent Absolute, non è l'ultimo che è uscito, ma quello prima. Secondo se, ecco, così si vede bene. Sì, Descent Absolute. Questo qui praticamente è quello che è uscito 1 o 2 anni fa ed è un profumo buonissimo. Io ve lo consiglio tantissimo. Spero di riuscire ad accaparrarmi una boccetta più grande perché ovviamente era un'edizione limitata e quindi è quasi introvabile. E si trova ancora. Io l'ho preso su Douglas, onestamente, in saldo, molto in saldo. E devo dire che non sono per niente pentita, ho preso la boccetta piccola perché si trattava di un blind buy basato sulla piramide olfattiva. Ora, io praticamente vi dico, questo qui piace tantissimo anche il mio compagno che dice questo è un profumo unisex perfetto, cioè non è né maschile né femminile. E niente, praticamente quello che sentite tanto, secondo me, sono le componenti olfattive. Di tonka e vetiver principalmente, ma non solo. Ovviamente le note dichiarate sono altre, sono tipo pesca, caffè e forse vetiver, non sono sicura. Ad ogni modo, sicuramente qua dentro secondo me c'è un accordo con la tonka e il caffè che è lo stesso identico sul dry down, quindi quando lasciate che proprio va in dry down profondo, è lo stesso identico accordo tonka-caffè che si sente nel Good Girl di Carolina Herrera. Ve lo dico per gli appassionati del genere, sappiate che per chi invece magari non ama l'apertura, non ama la tuberosa nel cuore, nel Good Girl, questo qui non ce l'ha ed ha appunto un dry down di tonka e caffè, a mio avviso, un accordo tonka e caffè, per me identico, il mio naso identico. D'altronde, peraltro, la profumiera che ha fatto il Good Girl e questo profumo, Hugo Boss Descent Absolute, è la stessa che è Louisa Turner, Louise Turner. Quindi ci sta che riutilizzino accordi. Un altro esempio di accordi riutilizzati che secondo me si sente piuttosto chiaramente è sempre nel dry down del Chloé Nomade Absolute. C'è un accordo molto simile a un accordo presente, cioè, che però è soprastato da tanti altri, vabbè, nel La Belle e le Parfum di Jean-Paul Gaultier, e entrambi li ha fatti Quentin Bish. Quindi, vabbè, è tipico questo fatto qua. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto, che i profumi siano di vostro interesse, se così è stato, dategli un bel like, così aiutate il canale a crescere e me stessa a produrre più video. E che altro? Vorrei sapere cosa ne pensate di questi profumi, se li conoscete, se conoscete questi marchi e se volete altre informazioni fatemi sapere. E ovviamente sono sempre curiosa di sapere quali profumi utilizzate voi in questo periodo su questo genere qua ormai. Vi auguro un buon proseguimento e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Mi stavo dimenticando, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche, altrimenti perderete i prossimi video, perché ho notato che qualche volta i video devo riproporli sul canale affinché le persone li possano guardare, il che probabilmente vuol dire che non vengono notificati. E con questo vi saluto veramente. Ciao!